Se anche tu hai il mio stesso problema, che suoni principalmente un repertorio elettrico, ma puntualmente arriva sempre quella richiesta del brano acustico. E quindi cosa fai? Ti porti via una chitarra in più che occuperà del carico in macchina. Dovrai investire tempo nel soundcheck per provarla, per usarla solo per una canzone? Se anche tu sei pigro come me, sei nel video giusto. Oggi vedremo come far suonare la nostra chitarra elettrica come una chitarra acustica. Andiamo a sentire se ce l'ho fatta. Oggi, come vedi, abbiamo cambiato inquadratura. Oggi mi sono spostato qui davanti al computer, in quanto voglio farti vedere la patch che ho utilizzato per realizzare il suono di chitarra acustica che hai appena sentito nel video. Come ho trovato i suoni che sono riuscito ad ottenere? Certo, non sono quelli di una vera chitarra acustica, in quanto la vera chitarra acustica è inimitabile, insomma, la vera e quella originale suona molto meglio. Però, per come ti dicevo prima, in quelle situazioni dove hai solo una richiesta di un brano acustico e magari la gente non è neanche tanto concentrata sul risultato, ha senso portarsi via una chitarra per un pezzo solo? Secondo me no. Quindi vediamo subito la patch che ho utilizzato per ottenere questi suoni. È da poco che ho cominciato a caricare video su questo canale, ma noto già che molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti. Quindi, se vi fa piacere e vi piacciono i contenuti che sto iniziando a portare, vi chiedo cortesemente di iscrivervi. Per voi è un gesto completamente gratuito, a me, fidatevi, aiuta tantissimo. Grazie mille. Il suono di oggi l'ho ottenuto con la Valeton GP200 Junior, in quanto sapete che è l'ultima pedaliera che ho acquistato. Però sappiate che i concetti che andremo ad applicare oggi potete applicarli con tutti i modeler che avete voi. Basta trovare delle simulazioni simili. Ma andiamo sull'editor. Allora, ecco, questo qua è l'editor della Valeton GP200 Junior. Questa è la patch che ho utilizzato per ottenere il mio suono di chitarra acustica. Ma adesso andiamo passo per passo, disattiviamo tutti i blocchi, così vediamo di ricostruirla insieme. Allora, il suono di base, di partenza, è quello della mia chitarra elettrica. È come se fosse la chitarra direttamente nell'impianto, senza nessun effetto. Suona abbastanza scarno. Il primo effetto che andiamo ad attivare, che non è proprio un effetto, ma è il noise gate, in quanto dopo i diversi blocchi che attiverò magari creeranno un po' di ronza, quindi il noise gate serve sempre. Il prossimo effetto che andiamo a utilizzare è la C-Sim, che, come si può vedere dal disegno che offre Valeton, è un rifacimento del Boss, il pedalino della Boss, quello giallo, l'Acoustic Simulator. E cosa fa? Ci va praticamente attraverso questo mod a simulare il suono di una chitarra acustica. Io ho preferito lo standard, in quanto le altre sì, le ho provate, ma non mi hanno soddisfatto. Lo standard mi restituisce un bel suono bilanciato. E intanto siamo così. Sentiamo la differenza, spento.
acceso. Già qualcosa c'è, però si può fare meglio. Quindi vediamo quei controlli, sono body e top. Il body sarebbe il corpo, la cassa della nostra chitarra che ci dà un po' di corpo, un po' di basse, mentre top ci va a dare le alte frequenze. Volume, qua ho dovuto dare il volume al massimo, in quanto quando vedremo lo step successivo che ho utilizzato un IR e le IR di chitarra acustica hanno il volume molto basso, quindi negli altri parametri ho dovuto tagliene proprio parecchio. Il prossimo blocco che ho utilizzato, come vi accennavo, è il blocco IR. Sono andato a caricare un IR di una Martin D35 che ho trovato gratuitamente online, e il suono che ne ottengo è questo. Come sentite, il volume è molto più basso. Se lo spengo, accendo l'IR, molto più basso. Quindi io cosa ho fatto? Sono andato a attivare sul blocco distorsione un Pure Boost, una simulazione dell'RC Booster. Cosa fa? Non mi dà nient'altro che più volume. Io invece, vedete qua, il gain è veramente basso, è a 10, col volume sparato al massimo, mi serve solo per avere più volume, tornare al volume che avevo prima. Quindi questo è il suono dell'IR con il boost di volume. Adesso sentiamo senza IR boost di volume. Sentiamo che l'IR mi dona una più realisticità al suono, mi sembra quasi che ci sia un'equalizzazione, insomma, di frequenze che mi richiama molto di più il suono di una chitarra acustica. È meno spigoloso che avere solamente il preamplificatore. Devo dire un ottimo risultato. Sull'IR ho dovuto dare dei tagli di frequenza, ho tagliato a 160 i bassi, in quanto se no risultava troppo ingombrante, cioè se lo spegnessi. Certo, è un bellissimo suono, però sono sicuro che in un contesto di band queste basse darebbero un po' fastidio. Stessa cosa ho fatto sulle alte, dove se non avessi l'i-cut il suono si sfina parecchio, quindi ho preferito chiudere un po', ero circa qui a 12.000. Quindi ottengo un ottimo suono abbastanza bilanciato. E ultimo, ma non per importanza effetto, è il riverbero immancabile su tutti i suoni di chitarra, io penso. E ho usato la simulazione di un Arena Reverb che mi serve per darmi un po' d'ambiente. Devo dire, insomma, per essere una chitarra elettrica il risultato è più che soddisfacente. E in tutto questo, come vedete, con una semplice patch, con pochi effetti e con l'utilizzo di un IR che ho trovato gratuitamente online. Quindi pensate, se magari andassimo ad acquistare degli IR magari da altre case produttrici di una maggiore qualità, il suono sarebbe ancora migliore di questo. Come vi dicevo prima, oggi l'abbiamo visto sulla Valeton, però i concetti li potete applicare su tutti i modeler che avete. Infatti io questo suono l'ho ricreato anche sulla mia Line 6 Helix LT, che spesso quando vado fuori a suonare dal vivo utilizzo quel sistema. E ne ho creato uno simile usando sempre la simulazione di un'acustica, di un preamplificatore per acustica, un IR e un riverbero. Quindi voi prendete i concetti e copiateli sul vostro modeler. E fatemi sapere qui sotto nei commenti come avete trovato questo suono. Ovvio, non è un suono di chitarra acustica vero e proprio, perché come vi dicevo prima, la chitarra acustica in sé è veramente uno strumento inimitabile. Cioè, come prendete in mano una chitarra acustica, anche dettata dal fatto della forma che qui è più ingombrante, del manico e tutto quanto, ci fa suonare in una maniera. Io sto vedendo che quando vado fuori e suono le parti di acustica con questo suono,
Cioè la sensazione non è la stessa di imbracciare una chitarra acustica e fare un bel strumming bello potente, è comunque in mano un'elettrica. Quindi questo non vuole essere una patch che vada a sostituire le nostre chitarre acustiche, che non porteremo più via le chitarre acustiche, faremo tutto con una sola chitarra. Anzi, se ci fosse uno spettacolo dove ho bisogno di fare più pezzi con la chitarra acustica, sicuramente io porterei quella vera. Ma in casi, come vi ho detto prima, io trovo che questo sia un ottimo sistema. Se avete bisogno di rapidità, magari avete solo un pezzo da suonare con l'acustica, questo suono fa il caso vostro. È veritiero nell'insieme di una band. Sì, ovvio, non è bello come quello di una chitarra acustica, però fa la sua sporca figura e vi aiuterà a alleggerire un po' il carico. Per questo video è tutto, spero che la spiegazione sia stata abbastanza chiara e spero che questi suoni vi siano piaciuti. Nel caso fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Vi ringrazio per aver visto il video fino a qui e rinnovo l'invito ad iscrivervi e lasciare un bel mi piace a questo video se vi piacciono i contenuti. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!